Beh, raga, in questo mini tutorial vi faccio vedere come creare un secondo profilo utente sul PC. Allora, cominciamo. È abbastanza semplice, non è nulla di così complicato. Andiamo sulla voce di impostazioni. Voce account. Ok, vi si aprirà questa finestra. Le tue info, posta elettronica, eccetera, eccetera. Noi andiamo sulla voce famiglia e altri utenti, ok? Vi si aprirà questa schermata, volete cliccare su aggiungi un altro utente a questo PC. Andiamo a fare clic e vi aprirà la finestra per mettere l'email dell'account Microsoft. Se non l'avete creato, ho postato anche un video in precedenza per come si crea un indirizzo micro, un account Microsoft. Quindi, detto ciò, andiamo ad inserire l'email dell'account Microsoft. E avrete connesso il profilo utente. Io adesso in questo caso ne ho due, cioè nel senso ne ho tre, c'ho il principale che sarebbe quello che uso come amministratore, e un secondario e un terzo, diciamo. Detto ciò, l'account, il profilo utente è collegato. Andiamo a chiudere questa finestra. Andiamo sulla barra start e andiamo a cliccare sul nostro nome utente praticamente. Se noi ci schiacciamo sopra, vi si aprirà una finestrella con i profili utenti connessi. Se volete cambiare profilo utente, basta cliccare sul profilo utente che volete utilizzare e il computer vi aprirà direttamente quel profilo utente. Spero che il video vi sia stato utile, ragazzi. Se vi è stato utile mettete un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Bella raga, alla prossima!